Un omaggio all'arte e alla creatività delle donne. L'estate a Napoli quest'anno ruota attorno alla figura femminile che ispira il calendario di eventi organizzati in città a partire da venerdì 10 luglio e fino a settembre. Oltre 70 giornate di performance teatrali e musicali, concerti, reading, spettacoli di danza, mostre, realizzati con la collaborazione di artisti e delle realtà associative e culturali del territorio. Al centro della manifestazione, quattro luoghi di particolare pregio storico-artistico. Il Maschio Angioino, che ospiterà un ricco cartellone musicale, il Convento di San Domenico Maggiore, scenario di un programma teatrale variegato, il Palazzo delle Arti di Napoli, che accoglierà nell'atrio esibizioni di musica e teatro, e la Casina Pompeiana, dove sarà protagonista la musica napoletana. La cultura è donna, la cultura è protagonista, tantissime iniziative da luglio fino a fine settembre in tutti i quartieri della città. Napoli che punta sempre di più sulla cultura, sul turismo e sul riscatto, mostrando le bellezze della nostra città. Abbiamo non a caso scelto questo titolo, Femmina, è il sottotitolo all'origine della creatività, perché questo fil rouge della presenza femminile, direi fin dal mito fondativo della città, in qualche modo secondo noi è la spiegazione di questa inesauribile creatività che la città manifesta costantemente, anche nei momenti più difficili. Tra gli eventi da segnalare, la Notte Bianca delle Librerie, prevista il 30 luglio, la Notte di San Lorenzo il 10 agosto in Piazza Plebiscito con il concerto dell'Accademia Mandolinistica Napoletana e tanti eventi anche nei diversi quartieri di Napoli. E poi abbiamo dato anche una traccia culturale, abbiamo voluto dare a quest'estate, che è molto legata alla Napoli del 99, della rivoluzione giacobina. Vorrei sottolineare questo premio di giornalismo europeo dedicato alle donne e che porta il nome di Eleonora Pimentel Fonseca. Questo per noi è anche il modo per continuare quella che io considero una delle nostre battaglie culturali più importanti in questo momento, cioè la difesa e la salvezza dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Ad accogliere i turisti, che si attendono numerosi, i giovani laureati in lingue del progetto Welcome to Naples, che accompagneranno i visitatori lungo i decumani e nei luoghi più frequentati.